Avete che aspettare che un uomo coraggioso, come me, le vada a togliere in sulla cima dell'albero. Mamma santa, mamma santa, mamma santa. Mamma santa, che camminata, che camminata. Come che sudata, che sudata, che sta. Oh, mamma mia. È tutta la giornata che faccio montagne per montagne. Salgo sulla montagna. Scendo dalla montagna, salgo sulla montagna, scendo dalla montagna, io, ma come? Addirittura la padre Riccardo da Iello, padrone di cavallo, ciuccia e terra, te la deve fare a piedi. Bene sì. E questo perché? Volete sapere perché? Ah, è tuo mamma! Volete sapere perché? Bellissima bianca la procida! Sì! Dovete sapere che la vita della madre, del chierico abate, non è affatto una vita semplice. Ormai la solitudine del chierico piegato in sui libri, il tempo a studiare e a pregare è un uso lontano, lontanissimo, e nulla di questo si addice al cittadino nuovo e ben accostumato qual giorno. Che volete? A questa vita mondana ormai ci ho fatto l'abitudine. L'abitudine. L'abitudine è una brutta bestia, miei cari, pecia. Perché ormai, come porco, sono abituato a brufolare e a trovare le mele del piacere, i poveri. Del piacere lì dove li trovo. Merda! E che volete fare? A volte capite che addirittura me le portano senza che io chiedo niente. E secondo voi cosa dovrei fare? Secondo voi che cosa dovrei fare? Sognante, me ne mangio le mani mele e del brufolare me ne piaccio e compiaccio. Sì, ma ahimè, l'abitudine. L'abitudine, bravo vendetto, l'abitudine spegne i sensi e anche un vivo avare, questo mio, di avventura e peripezia a necessitare e quindi allora... Basta! Basta! Ah, basta! Che la primizia più lontana dell'urlo terra sia mia! E se troppo in alto non ci arrivo, scuoterò l'albero fino a che quella primizia vada a terra e sarà mia! Mamma mia, pensatrici come la mela d'Adamo, vieni qua mio popolo ora, tu sei la tua mela dell'Angora, tu sei la ricusa persona. Non lo so, ma questa sera la mia cava schiuma, ti ho detto scendi a basso, bambo luma, io so, tu sei tu, la mia vita che importa. Non lo so, ma questa cazzo la tua carna rosa, che bellezza, il mio fidanzato che è venuto a farmi la serenata con un amico. Spira la me partita.
giugno. Che promesse, tu hai la messa. Ebbene, vi dirò, così come la mela è ferma e il sole si maturò, così il mio cuoricino sarà solo al suono di queste parole, si riscaldò e si innamorò. Ancora non ho cominciato. Io rifiutato chi? Abate e chierico Riccardo D'Aiello, rifiutato questa frascassumata a me. Voi non sapete chi sono io, da quali illustri passati viene la mia progenie e il nome mio fin da Carcagia. Niccolò, arcivescovo nobile e gentile, fu mio amo, e così Matteo e suo figlio Riccardo, mio omonimo, che combatté al fianco della regina Sibilla, e così via di secolo in secolo, di guerra in battaglia, eccetera, eccetera, fino a mo. Fino a questo vilipendio! A me! Di matrimonio contrattato alle mie spalle si è trattato, e già, perché tanto manco sapevano benissimo quanto era grande la mia bramosia di avere Bianca! E l'avrò? Sì, che l'avrò! Ma ora va! Perché la macchinazione è chiara. La scelta della ragazza per il suo promesso sposo non è stata libera, ed pensata, ed ragionata, ma pilotata. È stata circuita la nennella. E ora vedrete di quali atti di giustizia sapranno macchiarsi queste mani. Vedrete di che cosa è capace un D'Aiello. Bianca da essere e bianca la voglia, e con le buone o le cattive sarà mia. Ho un frate per il mio regno,
un cavallo per il mio frate, no, un frate con il mio cavallo, frate, fiatemi in groppa e fatemi scendere da questo mondone. Pace, solo quando avrò Bianca sarà pace. Pace, solo quando avrò Bianca sarà pace. Solo quando Bianca sarà pace. Prima poi, aspetti, brandendole, abbrancando e cercando di mordere le sue carni col becco, così lo barone Santomango s'avventa e guaina la sua spada nei confronti dell'abate del Diego. E dunque noi andiamo in piazza che è già gremita e tutto è pronto e i due contendenti si stanno guardando tra di loro e stanno per sguainare le loro spade. Alla guerra! Come alla guerra! Dite, ma non si aprite!
E stare mona che questi le latine non lo conoscono. Poca educazione. Ma mettite belli lei, mettite non va più lontano. Bravo. Come dicevamo, pure questa storia si avvia alla fine. Come avete visto, re Roberto D'Anzò, pastoriato da 4 anni, le guerre feroci, dice, ma figlie se faccio fa pace a queste due famiglie, li San Domando e li Daiello. E così nel 1338 apparai a facetti un indulto, un po' come si fa adesso, facette l'indulto e le famiglie si riappacificarono. Ma chi le sembra un canno tenevano da ielle e non te lo fecero dire né una volta né due, facettero passare vari anni e poi nel 1350 una mano ignota, assassina, veloce così, nel cielo leggiadra pugnava e levava da torno e da sopra questa terra a Riccardo Daiello, e così ritornava a grufolare le sue mele lassù o laggiù. Ma che dirvi di più, signori? Questa storia è finita e così dell'abate è stata da resa giustizia e finalmente levata di mezzo la sua boria, e così tutti se ne vanno in gloria. La coppia felice, San Domango e Bianca, si unì e spiegò le sue vele. E voi a roppa tutto questo ne vuoi pulire a cazzare due mele, eh? Camminate, perché la storia è fornuta. Grazie! Siamo eccepiti pubblica piazza e della fattoria per voi, il re Carlo Roselli, l'umano conduttore Osvaldo Gattabile, Luzzanico Mango e Gigante Rosso Francesco Pecchi alle vostre spalle, l'aiuto gigante Angelo Costantino, Signa Palia, Flavia, che è vero, non sto scherzando, Daiello. E hanno suonato per voi Giuseppe Arola, Gerardo Oliva e Francesco Manni. Ma dopo no, li hanno portato? Vanno portato, adesso vi portano un'altra volta alla casa vostra e quindi state buone e ringraziamo soprattutto chi ci ha ospitato qua in mezzo, la Proloco da San Domango e lo presidente suo Nicola Vitolo. Buonanotte!